Eccoci qua. Io penso che conosciate molto bene la nostra gara, perché qualche volta si è sentita ad Ascoli. Benvenuti, siamo molto felici di stare qui. La Regione Marche ci sta vicino e noi ne siamo molto contenti. Speriamo che anche per il futuro, dato che noi abbiamo grandi progetti per questa nostra manifestazione, questa nostra, diciamo così, unione continui. A lei la parola. Vado all'inizio, io poi vedete qui. Allora, buongiorno a tutti. Intanto mi fa piacere che quest'anno presentiamo questa importante gara per il Piceno, ma anche per tutta la regione, perché comunque è una gara storica, è arrivata a ben 61 anni, quindi penso è una delle gare più longeve della nostra regione a livello motoristico, ma soprattutto ecco è anche un segnale presentare questa conferenza stampa qua proprio per far vedere la vicinanza della regione e l'importanza che per noi ha questo evento. Quest'anno finalmente si ritorna alla normalità, alla presenza, non ci saranno più restrizioni, e quindi questo è quello che ci dà più gioia, perché è una gara che veramente ha attirato tantissimo pubblico nel territorio del Piceno. Si è arrivati anche addirittura a 10.000 persone lungo il percorso, quindi un grandissimo afflusso di pubblico, e quest'anno ecco speriamo che questo pubblico ritorni numeroso, ma sono convinta che sarà un successo. Ci sono veramente anche quest'anno tantissimi iscritti, mi sembra siamo arrivati a quota 200, quindi ci saranno i piloti da tutta Italia, ma anche da tutta Europa, e quindi ecco è un altro evento sportivo che dà valore alla nostra regione anche a livello turistico, anche a livello di visibilità, perché attraverso lo sport poi dopo noi riusciamo a far conoscere il nostro territorio. Quindi anche questo valore aggiunto, questa gara, sia la passione per i vecchi motori, che quindi in questo modo abbiamo la possibilità di far conoscere il nostro territorio anche da tutti gli appassionati del settore. E quindi questo penso sia un grandissimo valore aggiunto, e quindi come regione vogliamo ecco stare al fianco di questi eventi importanti che ci danno visibilità, che quest'anno ci danno questa voglia insomma di ritrovarci in presenza, di ritornare alla normalità, e quindi sicuramente avremo modo di vederci a fine giugno in presenza e per festeggiare insieme, perché sono convinta che anche questa 61esima edizione sarà un successo. Per questo io veramente ringrazio tutti gli organizzatori, perché quando una manifestazione del genere ha un successo così anche longevo è perché insomma no, si è messa tanta passione dietro a questo evento. Quindi io vi ringrazio, perché senza di voi questo evento appunto non vedrebbe la luce e non sarebbe presentato qua in regione. Quindi questo è un omaggio soprattutto agli organizzatori, a Paolino Teodori e a Panichi, insomma veramente grazie veramente a tutti quanti per l'impegno. Ringrazio anche la presenza del presidente del CONI Fabio Luna, che ovviamente attraverso il CONI dà importanza e risonanza a questi eventi sportivi, e quindi mi sembra una bellissima squadra ecco su cui ripartire, quindi dopo questi anni di fermo. Quindi grazie ancora a voi e ci vediamo sicuramente a fine giugno. Grazie. Passiamo da assessore ad assessore. Questo è bene. Allora inizio dove ha appena concluso il presidente Panichi, nel senso è di grande, anche posso dire, gioia e soddisfazione il fatto che la Coppa sia presentata in Regione Marche, lo diciamo con quel pizzico d'orgoglio che condividiamo sicuramente con Nico Stallone, che saluto,
il comune, so bene, lo sa bene Giorgio, lo so bene io, è sempre stato approvato a essere all'altezza del blasone e del prestigio di questa straordinaria coppa di cui ha parlato l'assessore Latini. Io aggiungo che questo evento è uno dei più importanti, se non il più importante, che accade da quelle parti, ma da quelle parti con l'assessore Latini stiamo lavorando perché tutta la valorizzazione dei Monti Gemelli di Colle San Giacomo possa essere prodotta al meglio. Come sa anche Nico Stallone, abbiamo messo in campo 7 milioni come prima tranche di un progetto per il rilancio e il restyling degli impianti di risalita, altri 4 per la riqualificazione della foresteria e dei primi campi da tennis che insomma rappresentano un grande patrimonio. So che il comune si è speso molto anche con attività ulteriori, parco avventura da quelle parti, insomma c'è un'idea che stiamo sviluppando che è qualcosa di più, ma che eccelle come punta di diamanti con la Coppa Paolino Teodori, che è sicuramente la cosa più significativa che si svolge da quelle parti. Insomma, noi ci siamo, io sono grato alla Coppa Paolino Teodori perché grazie alla Coppa Paolino Teodori il miglior asfalto per noi ciclisti che c'è nelle Marche è quello che c'è fra San Marco e anche per il Giro d'Italia, quindi è asfalto polifunzionale questo. E consentite di congedarmi con un ricordo di Elio Galanti, insomma, che ci manca e che è sempre stato l'infaticabile, anche fustigatore, come dire, delle pigrizie e delle indolenze amministrative. Quindi immagino che il nostro Martello, che insomma, persona straordinaria a cui dobbiamo tutti molto, immagino. Bene. Grazie. No, la mia scaletta dice invece di proprio di passare ad Ivo Panico, io ho visto che se non ci convoca, perché non si parla della legge. Vabbè, io non so quali sono le vostre, possiamo proseguire, non so. Vi ringraziamo tanto della vostra presenza. Si faranno le macchine per finale nazionale del settore giovanile, sì. Sono detto chi ci vede, che tra poco ci vediamo con un'altra conferenza. Io domani mattina. Abbiamo ricordato la Fondazione Carica, cioè che entra in campo. Assessore Castelli, ma su un altro, perché non lei che lei fa sicuramente una figura migliore di me. Andiamo con il mondo, e tu un altro chiamiamo possiamo anche vedere. Però guida lui, perché se no. Vediamo. Esatto. Legheremo disordine delle file di storia. Ciao Nico, scusami, abbiamo tutta venerdì. Grazie. Un saluto a tutti voi che andate in giunta, un saluto. Ciao Giorgio, ciao Guido. Ciao. Bene, quindi continuiamo con Ivo Panichi, presidente dell'Automobile Club di Ascoli Piceno, 61 edizioni, solo una non disputata, ma quella non è stata disputata in tutta Italia a causa Covid, le altre invece noi ce le siamo costruite e fatte tutte quante dalla prima all'ultima. Ivo, due parole. Credo che sia stato detto già abbastanza, voglio anch'io, come ha fatto prima Guido, intanto iniziare con il ringraziare e fare una riflessione e un ricordo per il nostro grande, per il mio past president, per il nostro grande amico Elio Galanti. Poi ringrazio
le istituzioni, la regione, il comune, poi dopo Nico credo che gli le darai anche a lui, e il CONI, l'amico Fabio Luna che ci ha anche aiutato qui in passato, adesso la fondazione Carisap, quindi ci vogliono bene tutti, meno male. Noi stiamo cercando di fare il possibile, dico noi, ma il mio noi, diciamo che io dal noi mi tiro fuori, perché sono subentrate a cose fatte, io non ho fatto granché salvo qualche intervento mirato, ma il resto, il merito è loro, è di quelli che poi dicevo prima al vicepresidente, di sai qui ci abbiamo, sì, adesso noi qui ci abbiamo, facciamo la conferenza stampa, va benissimo, una cosa bellissima che ci vuole, ma poi dopo ci sono questi 3, 4, 5 che insieme ad altri 30, 40 volontari si mettono lì e fanno le cose, quelle sul campo, no? Con l'aiuto di tutti, con l'impegno di tutti, la nostra, i nostri solleciti, ma anche la disponibilità anche qui della regione, siamo riusciti 2 anni fa a far tirar fuori alla regione 350.000 euro, se non ricordo male, no? E quindi sono stati impegnati per rifare la strada che diceva Guido, strada guardrail, che poi era stata fatta teoricamente per la Coppa Paolino Todori, ma in realtà quella è la strada, non è che la Coppa Paolino Todori poi qualcuno di voi se la porta a casa, insomma, là rimane, quindi è utile per tutti, ripeto, è stata utile per... No, prima ho detto Giro d'Italia, forse la Tirreno Adriatico, qual era la corsa? Giro d'Italia, quindi vabbè. Per cui, ecco, auguriamoci che tutto vada bene, che io qualche volta quando ho fatto degli incontri come consiglio ho detto che prima di tutto speriamo che tutto vada bene e che non succedano incidenti, no? Perché non ce la tiriamo dietro, ma questa è la cosa che deve essere al primo posto, la sicurezza, prima di tutto, perché poi qui lo dico un po' scherzando, ma non tanto, insomma, se succede qualcosa dopo arrivano 3-4 giudici altri che fa la lista di chi è dei responsabili, no? Chi è il primo, chi è il secondo, chi è il terzo. quindi ci va di mezzo anche la nostra vita, quindi dobbiamo stare attenti prima di tutto la sicurezza, ma non ho dubbi che l'organizzazione farà tutto al massimo. E quindi chiudo qui ringraziando ancora le istituzioni, ringraziando gli sponsor, per esempio il main sponsor che è la Vulcan Gas, e tutti i signori che si gorciano le maniche, come abbiamo detto prima, e che lavorano in campo e che portano poi la manifestazione alla fase finale. Grazie a tutti, speriamo che vada tutto bene. Grazie Presidente. Io volevo qui vicino a me il Presidente del CONI della Regione, Fabio Luna, che ho avuto il piacere altre volte di intervistare proprio nella nostra gara, e lo sport, noi abbiamo l'automobilismo, il CONI ce n'ha tanto di più, però insomma ecco, noi cerchiamo di fare del nostro meglio. Ma sì, buongiorno a tutti, grazie dell'invito, grazie veramente l'Automobile Club per quello che sta facendo nella nostra regione, perché è sicuramente una di quelle federazioni prima di tutto molto vicine al CONI, anche grazie magari a chi la rappresenta sia a livello regionale ma anche dai suoi collaboratori, e poi per quello che sta facendo anche a livello proprio organizzativo e anche di soddisfazioni con i vari risultati sportivi che consegue. Sicuramente questa manifestazione è dal CONI ritenuta veramente di massima attenzione, tant'è vero che magari prima anche l'assessore non l'ha detto, ma lo dico io, che quando il CONI ha avuto, come tutti gli anni, ha l'onere di segnalare alla regione
quelle che sono le manifestazioni di interesse particolare che rientrano praticamente un gradino sopra a tutte quelle manifestazioni che vengono organizzate nella nostra regione, credetemi, sono tante. Anche quest'anno, quando siamo stati alla BIT a Milano, ne abbiamo presentate oltre 50 tra manifestazioni nazionali ed internazionali che vengono effettuate nel 2022 nelle Marche. Di queste 11 sono state, tra virgolette, estrapolate e considerate di particolare rilevanza anche da un punto di vista economico, da un punto di vista turistico, e questa noi l'abbiamo suggerita come CONI e la Regione ce l'ha approvata. Pertanto penso che sia anche per voi un onore, magari al di là dell'interesse economico, perché prende qualche euro in più rispetto alle altre, ma penso che sia anche una soddisfazione, perché essere considerata come manifestazione tra le 10-11 più importanti della Regione Marche penso che sia molto molto soddisfacente. Tutto questo perché viene fatto? Viene fatto perché Ivo lo dice tutte le volte che lo sento parlare, forse sta anche copiando quello che amo fare io, che è quello di ringraziare i tanti volontari, i nostri dirigenti, che è una squadra eccezionale quello che succede nelle Marche. Io prima di venire qui questa mattina sono già stato a Pesaro, alle ore 10 c'era un'altra conferenza stampa dove si presentava un'altra manifestazione che veramente è divenuta l'orgoglio della nostra regione, che è la Coppa del Mondo di Ginnastica, 13ª edizione. Anche quella si sta ricavando un posto molto importante all'interno dei nostri eventi. Quest'anno ci sono purtroppo solo 33 nazioni partecipanti. Normalmente si arrivava alle 40, ma la guerra ha bloccato alcune nazioni, inutile che dico Russia, Bielorussia e quant'altro, però è sempre un evento importantissimo, dove potrebbe anche succedere, lo dico, non l'ho detto stamattina, lo dico qui, che voi siete neutri, che per la prima volta in assoluto nella storia della ginnastica una italiana potrebbe vincere la Coppa del Mondo, ed è una ragazza di Fabriano, pertanto saremo lì con una motivazione in più a fare il tifo. Tornando invece alla vostra gara, non aggiungo altro se non farvi veramente i complimenti, vi faccio anche i complimenti vi ringrazio per aver sempre reso partecipe anche il Comitato Olimpico, non è così scontato, qualche volta magari noi leggiamo certe notizie anche sui giornali, invece qui c'è stata sempre, penso, un ottimo rapporto, un'ottima collaborazione, ricordando anche io Galanti, prima l'assessore diceva degli asfalti eccetera, ebbene io la prima volta che ho fatto da presidente regionale l'incontro ufficiale con lui, mi sembra che c'eri anche tu nella sede, era per il problema degli asfalti, cioè perciò io l'ho conosciuto e lo ricordo, al di là che lo conoscevo un po' da prima, però prima lo conoscevo magari perché ci vedevamo a cena quando si faceva le feste del CONI e quant'altro. Il primo incontro ufficiale è stato per mettere in evidenza proprio il problema dell'asfalto, perché in quella zona era un problema veramente importante e c'era il rischio quell'anno che venisse tolta anche la prova della Coppa Europa, proprio perché non sarebbe passato se non c'era, diciamo, tutta la strada a norma. E questo è stato un po' il primo impegno. Quella volta avevo telefonato alla provincia, ma la provincia un attimino era titubante su questa cosa, però sono contento che alla fine sia riuscito a risolvere il problema. L'ho fatta un po' più lunga anche del solito, però ecco, il concetto di tutto questo è dire grazie a tutti quanti voi per quello che state facendo, perché dovete sapere che queste manifestazioni non sono l'orgoglio della vostra famiglia, seppur importante, ma diventa veramente l'orgoglio dello sport marchigiano. Grazie a tutti quanti voi. Grazie Presidente. Eccolo, scusate. Passiamo all'assessore allo sport del Comune di Ascoli Piceno che ci segue in videoconferenza. Nico Stallone, ci senti? Sembra di sì. Mi sento forte e chiaro. Buongiorno. Nico, scusa, ti saluta particolarmente il dottor Fabio Luna, presidente del CONI, che forse tu non hai sentito, non so se vi siete sentiti. No, ho sentito tutto. Ha sentito, molto bene. Allora, Nico, è 61ª edizione, mi sembra una cosa abbastanza buona. 61ª edizione,
giustamente il presidente Luna ricordava come la Paolino Teodori rappresenti a questo punto una icona e un'eccellenza dello sport marchigiano. Sicuramente per noi è la manifestazione più importante dello sport ascolano da sempre. Fa parte della nostra storia, fa parte del nostro DNA, fa parte di quello che è un pochino il percorso culturale dello sport cittadino. Ogni ascolano ha vissuto la Paolino Teodori quasi dentro casa con il rombo dei motori quando partiva dalla città, e in ogni caso è un qualcosa dove tutti, tra familiari e qualcun altro, lo hanno vissuto come un momento di espressione sportiva eccezionale, e fa parte della storia che ormai ci accomuna, essendo noi anche la città dei motori, grazie proprio a questa bellissima manifestazione e gara che ha raggiunto i livelli europei. Vorrei ricordare come il Comune di Ascoli, oltre a essere stato sempre vicino, ma non poteva essere diversamente in tutte le amministrazioni vissute fino ad oggi, in quella che ci riguarda ha voluto sottolineare con dei passaggi, credo, molto forti, la riconoscenza e l'importanza di quella che è la Paolino Teodori e di tutti coloro che sono coinvolti. Quindi vorrei ricordare come abbiamo dato un Oscar alla memoria a Elio Galanti per tutto quello che ha fatto e come era giusto che fosse ricordato nel modo migliore, e all'interno di quella che è, come sapete, la manifestazione a livello di ricordo e di importanza nei riconoscimenti cittadini dello sport nostro ascolano. Poi è stato dato l'Oscar allo sport, al gruppo sportivo, l'Automobile Club, proprio a dimostrare l'ottimo lavoro che ha fatto, e lo ringraziamo non solo per la Paolino Teodori, ma anche per il grande lavoro fatto con le Mille Miglia che è stato portato ad Ascoli già per diverse volte. E soprattutto l'ultima, sotto periodo Covid, c'è stato sicuramente un lavoro improbo e molto molto più importante, così come la Paolino Teodori dello scorso anno. Quindi i complimenti nostri. Vorrei ricordare come abbiamo premiato il grande dirigente ascolano che si sta facendo lustro su tutti i settori dello sport, quindi in questo caso Ivo Panichi, e non dimenticherei i tanti tesserati, a partire dal campione italiano Alessandro Gabrielli per arrivare a Giovanni Cuccioloni e tutti gli altri che abbiamo premiato. Questa dimostrazione non che sia un premio e basta, anche se ogni sportivo quando fa una gara vorrebbe sempre raggiungere il premio, ma dimostrazione di quanto noi siamo riconoscenti per un gruppo, una realtà dei dirigenti, degli atleti, dei tesserati che danno lustro alla città di Ascoli Piceno. Grazie. Grazie, grazie Nico, grazie tante della tua attesa, anche della tua attesa, perché ci siamo un pochettino allungati. Benissimo, grazie ancora, e io passerei a, prima di dare la parola a Giovanni Cuccioloni, vorrei parlare, invitare Fabio Paci, il vicepresidente della Fondazione d'Azione Carisap, da, mi pare di aver capito, da proprio poco tempo, da un mese. Benissimo, ma ci abbiamo tempo un po', ci abbiamo un po' di tempo. L'assessore Stallone. Ecco. Ecco così. Nico, ero un tuo tifoso da, insomma, quando eri in Serie A, quindi parliamo di 40 anni fa, però visto che qui come numeri siamo a 61. Non potevi fare scelta migliore. Sì, sì, quindi ricordo quelle annate 80-81, 81-82, quelle annate lì. La fondazione sostiene la, insomma, Coppa Paolino Teodori da 20 anni, quindi è una, insomma, partnership molto molto importante. Aggiungo due così parole, termini a quanto è stato detto: patrimonio e vetrina. È un grandissimo patrimonio. Non solo per, voglio dire, gli ascolani, ma per tutti. Ok, ecco, insomma, i marchigiani. È patrimonio che sentiamo, è un patrimonio che porta 250 piloti, no? E questo è il numero che è stato detto, 1000 addetti ai lavori, è un risultato, insomma, di stampa imponente. E poi, voglio dire, la vetrina internazionale, le dirette, il canale 228, mi dicono Sky, oltre ad altri, insomma, canali satellitari e digitali terrestri. Non vediamo l'ora di esserci, anche così, insomma, no, fisicamente,
Poi voglio dire Paolino Teodori nipote, che è lì seduto, poi forse parlerà, credo sì, è un nostro insomma socio, è nel così, insomma, collegio di presidenza, ha fatto anche un lunghissimo e bellissimo percorso. Stamattina pensavo, così ascoltando voi, che magari insomma ecco il Paolino Teodori nonno sarebbe stato felice di vedere così tanto insomma ecco no risultato. Lui è morto nel 68, aveva 72 anni e non ha potuto vivere tantissime edizioni, ma per un fatto anagrafico, ma quel seme che lui gettò tra fine anni 50 e primi anni 60 oggi ha dato frutti così insomma veramente veramente importanti. Quindi noi siamo presenti e saremo sempre presenti. Grazie. Grazie di cuore, grazie di cuore. Paolino Teodori Senior ha vissuto per, dopo averla inventata, ha vissuto per soli 7 anni la sua manifestazione. Noi come gruppo sportivo cominciamo abbiamo raggiunto la maggiore età, ci avviciniamo al ventennio, però abbiamo sempre detto che noi dobbiamo lavorare sia per quello che stiamo facendo noi, ma per quello che hanno fatto tutti quelli prima di noi, da chi l'ha inventata a chi l'ha portata al 42, 41, 42, 43 edizione, e poi abbiamo cominciato noi. Siamo contenti, allora per questo io chiamerei qui a fianco a me il presidente del gruppo sportivo dell'Automobile Club, che è questo signore qua, Giovanni Cuccioloni, che adesso è ritornato anche lui a vestire più vesti nella manifestazione, e oltre che essere presidente la corre pure la corsa, chissà come fa. Lo dovresti, Gianni, sapere. A te la parola. E da dove comincio? I ringraziamenti sarò breve, l'eredità è molto pesante, però sarò brevissimo, perché già Ivo ha fatto la sua bella panoramica di ringraziamenti, che io rinnovo velocemente a tutti i nostri patrocinatori, che sono chiaramente gli enti locali, regione, provincia, comune, il comitato regionale del CONI vicinissimo a noi ormai da tempo, e c'è stato di grandissimo supporto. Vorrei fare subito un inciso, poi magari sentiamo anche Alessandro Rinolfi, perché è nata questa bella collaborazione dall'anno scorso praticamente con Terra Piloti Motori, poi ci illustrerà un attimino nel dettaglio quelle che sono le finalità dell'associazione. Per tornare invece alla nostra gara, 61 edizioni sono tantissime, l'eredità è importante, ma noi l'abbiamo raccolta con entusiasmo e confidiamo di portarla avanti minimo per altri 20 anni, minimo, poi ci sarà qualcun altro che proseguirà, perché questa è una manifestazione che non dovrà mai avere fine. Il seme gettato ha fatto frutto, adesso noi stiamo cercando di fare di tutto per farlo germogliare ulteriormente. Tecnicamente la gara è una Coppa Internazionale della Montagna quest'anno, oltre a essere prova del campionato italiano e del trofeo italiano in zona centro. Confidiamo di avere la solita numerosissima affluenza, sappiamo già di quasi sold out nelle strutture ricettive della città. La più lunga ieri, che ero in Val Camonica per una gara di campionato, e al parco chiuso un sacco, diversi piloti mi chiedevano un aiuto per trovare una sistemazione alberghiera e ricettività, perché stanno trovando problemi. Questo significa che la ricaduta sul territorio è importante, come negli anni precedenti e forse ancora di più. E quindi niente, un piccolo primato che ci vogliamo arrogare, visto che prima l'assessore Latini auspicava il ritorno in presenza, io ci tengo ancora a sottolineare, l'ho già fatto in passato, Nico che ancora mi ascolta in linea testimone, noi lo scorso anno siamo stati la prima manifestazione in ambito automobilistico italiano che ha consentito la presenza del pubblico. E questo è avvenuto solamente il venerdì pomeriggio, quindi l'affluenza non poteva tecnicamente essere quella che siamo abituati a vedere,
però insomma è un qualcosa che ci ha dato grande soddisfazione, perché lì veramente è venuta fuori nelle ultime 48 ore quella famosa unità di intenti che spesso contraddistingue noi ascolani, diciamo, e noi difensori del nostro territorio, della nostra immagine, una sinergia incredibile che si è creata con l'amministrazione comunale, l'ASUR stessa, la prefettura, abbiamo lavorato tutti quanti nella stessa direzione e alla fine abbiamo ottenuto un risultato che l'anno scorso a giugno era quasi impensabile. Quindi rivedere quest'anno la bella cornice di pubblico sui tornanti che vanno da Colle San Marco a San Giacomo sarà sicuramente un motivo in più di soddisfazione. Poi gli attori li conosciamo tutti, lo spettacolo sarà assicurato e il bello della nostra gara è pure quella che ogni anno vede dei duelli accesissimi che si risolvono sul filo dei centesimi di secondo, quindi dalla mattina alle 9 fino alle 17:30-18 della sera ci sarà suspense continua. Bene, bene, bene. Grazie, grazie. E a questo punto, proprio l'hai nominato tu, chiamiamo Alessandro Rinolfi, presidente dell'associazione Terra. Diciamo, io sono il responsabile della scuola, ti dico. Presidente l'ingegnere Roberto Pacapello, che ecco, allora, è presente e vi porta anche i suoi saluti. Benissimo, quindi, benissimo. Responsabile capo. Allora, factotum. Sì, no, ok. Diciamo, non ti preoccupare, nessun problema. Innanzitutto buongiorno, come vi dicevo sono responsabile dell'associazione Terra Piloti Motori per quanto riguarda il settore auto. L'associazione Terra Piloti Motori è un'associazione relativamente giovane, è nata 4 anni fa, ve la illustro un attimo per chi non la conoscesse, diciamo nasce a Nord, nelle Marche Nord, ma si occupa poi di tutto quello che è lo sport motoristico all'interno della regione. Cerchiamo di promuovere e sostenere tutte le manifestazioni. Perché? Questo perché non solo fine a se stessa, nel senso per promuovere la manifestazione nello specifico motoristico, che chiaramente è la nostra passione e quello che ci interessa, ma anche per far sì che queste manifestazioni portino, diciamo, delle economicità, portino persone, per cui portino benessere all'interno della regione, perché viste anche le, diciamo, le congiunture degli ultimi anni, sicuramente il turismo che generano queste manifestazioni credo che sia un qualcosa di molto importante. Come associazione chiaramente assistiamo le maggiori, diciamo, patrociniamo e assistiamo con dei contributi, che fra l'altro i nostri contributi sono di provenienza regionale, e assistiamo le manifestazioni più importanti che ci sono all'interno della regione. Giusto per nominare qualcuna, innanzitutto quella che stiamo presentando oggi, la Coppa Teodoro Paolini Teodoro, che chiaramente non ho bisogno di illustrare, perché penso che è qualche cosa che io sono pesarese, partigiano sono pesarese, ma sinceramente l'ho sempre sentita come una cosa mia, nel senso che è un qualche cosa di talmente importante, di talmente rilevante all'interno della regione, che sinceramente non si può non conoscere, specie poi se uno è un appassionato di motori. Oltre a questo, per esempio, quest'anno abbiamo patrocinato la Sarnano Sassotetto, patrocineremo la Coppa Faro a Pesaro, di cui me ne occupo personalmente, anche questa è una gara di campionato italiano di velocità in salita, e tante altre piccole manifestazioni. Sempre come associazione abbiamo nella regione Marche creato, diciamo, dei percorsi turistici sia per moto che per auto, abbiamo fatto molti accordi con molti, diciamo, alberghi, ristoranti lungo tutta la regione, e abbiamo istituito questi percorsi dove uno può essere assistito. Questo è quello che cerca di fare l'associazione, e in questo caso l'anno scorso, parlando con l'amico Giovanni, ci siamo interfacciati e abbiamo iniziato questa sinergia, cioè questo patrocinio, questa piccola assistenza economica alla cosa, e cercheremo anche tramite il nostro sito a cercare di dare il massimo lustro alla vostra manifestazione. E veramente complimenti, perché sinceramente è un qualche cosa di unico che merita tanto, e sinceramente voi ci mettete l'anima e di più, come penso tutti noi appassionati. Complimenti e vi ringrazio, buona giornata. Grazie, grazie, grazie tante, grazie Alessandro, e gran finale con l'omonimo Coppa Paolino Teodori. Paolino, che è fiduciario del provinciale di Agisport.
Diamo a Cesare quel che dice. Ecco. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ci sono. Paolino, 61 anni. Non li dimostro. Non li dimostro. Non ce n'ho. Hai parlato troppo spesso di anni, di anni. No, ma parliamo, perché 61 è 61. Quindi praticamente penso che, ecco, come diceva, si diceva poco fa, che non sarebbe ben orgoglioso di quello che è stato fatto e di quello che stiamo facendo e di quello che dovremmo ancora fare, come ha detto Gianni. Quindi insomma, mi pare che le cose stiano andando abbastanza bene. Sì, una manifestazione che cresce ogni anno di più, che ha sempre un grossissimo appeal verso i corridori, e di questo merito, ecco, del gruppo sportivo e dell'Automobile Club, che fa da sempre questo come l'evento primario della sua attività. Un bel risultato del nostro territorio, siamo una forza, è una forza che dobbiamo continuare ad avere e esprimere sempre al meglio. Io ringrazio personalmente tutti quelli che ci sono vicino, gli amici e le istituzioni soprattutto, e questo è il nostro compito, promuovere le attività motoristiche e andare avanti così. Bene. Guarda là. Bene, sappiamo che tu sei sempre molto e hai dato la tua sintetico e ermetico, direi, hai dato la tua, diciamo così, parola, e quindi io penso che siamo arrivati alla conclusione di questa conferenza stampa. Non possiamo chiedere domande perché non c'è nessuno che ci chiede niente, non penso che ci siano domande da Oh, non perfetto. Sai, benissimo. Noi non abbiamo un'interfaccia. Ringraziamo tutti. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito. Ringraziamo Nico che intanto è in macchina. Buon viaggio e grazie della tua presenza. Ringraziamo il dottor Luna che ci ha salutato. Ringraziamo il dottor Paci, Alessandro, dottor Vitellozzi, la Regione Marche che ci ha ospitato e che ci ha dato modo di presentare la nostra gara in questa, diciamo, location. Grazie a tutti e arrivederci il 24, 25 e 26 di giugno alla 61esima Coppa Paolino Teodori. Bravi tutti. Ciao.